E noi ci occupiamo di dare tutele e indirizziamo i lavoratori a fronte di un infortunio o di una malattia professionale. Quindi con le loro capacità, con le loro esperienze, diamo indicazioni ai lavoratori come muoversi e attivarsi per richiedere una malattia professionale piuttosto che vedere come risolvere dei problemi sul luogo di lavoro. Intanto diciamo che la nostra presenza è una presenza che promuove la cultura della salute e della sicurezza, non è una presenza solo antinfortunistica, ma proprio di promozione di questa cultura. Sicuramente il nostro impegno è proprio per favorire e dare autorevolezza agli RLS, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che è una figura istituzionale e purtroppo ancora adesso viene visto ancora come il, scusatemi francesismo, rompiballe del sindacato. Invece non viene valorizzato come figura importantissima, tra l'altro, ripeto, istituzionalmente ben caratterizzata, che serve alle aziende per promuovere appunto tra i lavoratori questa cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori. È importante la formazione dei lavoratori perché possono acquisire la competenza necessaria per porsi alla pari o quasi, no, dei rappresentanti dei datori di lavoro, quali gli RSPP o i datori di lavoro stessi, anche in merito a che cosa? In merito alle dinamiche infortunistiche, per porli in condizione di valutare, no, le cause vicine, le cause remote dell'infortunio, in modo che possano essere comunque portavoce all'interno dell'azienda di migliorie che possono evitare questo, il succedere degli infortuni. Dal nostro responsabile supremo, diciamo così, che è Giulio Fossati, che è membro della segreteria, da me, che sono il responsabile dello sportello, e dai due tecnici, così che facciamo parte del coordinamento degli RLS per la Camera del Lavoro di Monza e Brianza.